Questo video parlerà di un programma che mi è stato appena proposto da uno dei componenti di Linux lasciato perdere Windows, che saluto, che è Salvatore Piper. Mi ha fatto presente che esiste appunto un programma che serve per avere una ricerca mirata sulle applicazioni o sulle cartelle del file system. Qua sono su Ubuntu GNOME Classic e questo serve appunto per quelle interfacce grafiche che hanno praticamente il menu classico, come vedete qua, in cui manca la ricerca, diciamo una lens di ricerca per i vari programmi, quindi per velocizzare la ricerca e l'avvio di un programma. Questo programma va installato tramite PPA dedicati, diciamo, col terminale, ve lo faccio vedere. Si chiama Kupfer, praticamente l'ho installato poco fa con il terminale. I comandi che si devono dare sono questi che ho sottolineato in chiaro. Quindi sono i PPA del Kupfer più l'update e poi l'installazione del Kupfer. Quindi guardate bene questa immagine perché bisogna installarlo con queste tre righe di comando. Kupfer ho visto, diciamo, facendo la ricerca dopo aver avuto, diciamo, questa notizia di questo programma, era utilizzato già in Ubuntu in cui c'era il GNOME Classic, quindi parliamo delle versioni 10, 10.04 e qualcuno anche precedente. Vi faccio vedere come funziona. È un tutorial velocissimo, diciamo un video velocissimo, quindi chiudiamo, anzi lo lascio aperto così poi magari lo facciamo rivedere. Si può utilizzare, diciamo, si può aprire il programma dopo essere entrati in sessione oppure farlo avviare automaticamente entrando nella sessione. L'interfaccia è questa, basta digitare in questo punto, diciamo, un nome qualsiasi, ad esempio faccio Firefox, per cambiare una volta per tutte, e si apre appunto, trova l'icona di Firefox, facendo invio, si dovrebbe aprire appunto il browser e Firefox, questo di qua. Come vedete, trova i programmi subito. Andiamo di nuovo nell'interfaccia di ricerca e possiamo cercare anche file, vediamo. Ecco, e trova la cartella LOM del sistema operativo di Ubuntu in questo caso. Quindi chi ha dei menu classici come questo di qua, come GNOME Classic o Mate, in un altro caso, può utilizzare questa ricerca a lens. Come vedete, sono andato in preferenze di Kupfer, ho selezionato avvio automaticamente all'accesso, quindi all'accesso della sessione. Poi praticamente si può utilizzare la tastiera come comandi veloci, quindi potete cambiare facendo mossa interfaccia, si può fare CTRL più spazio e si fa interfaccia, quindi potete fare poi la ricerca. Il plugin può fare azione sul file, sull'applicazione e poi inserire anche altre cose. Ecco. Come vedete qua ci sono le spunte dove deve cercare, sull'applicazione, appunti, gestore di sessione e cose varie. Quindi potete anche fare delle ricerche più mirate, diciamo, mirate per alcune reparti del vostro sistema operativo. Questo è tutto, vi faccio rivedere le tre righe di comando, che sono quelle selezionate in bianco nel terminale. Ancora un ringraziamento a Salvatore Pipero che mi ha fatto presente che c'è questo programma. Quindi ripeto, chiusa Mate oppure GNOME Classic o qualche altra distro, scusate, tipo XFCE, insomma, se
LXDE, magari può provare a utilizzare questa ricerca che sopperisce alla mancanza della lens stile Unity. Questo è tutto, un saluto da Salvatore, alla prossima.